Armelao ha ribattuto immediatamente alle conclusioni del consigliere di minoranza, conclusioni a cui Montanariello è giunto senza neppure informarsi. Il progetto droni esiste, conferma il sindaco, ricordando i fondi messi a disposizione del progetto. Purtroppo il primo drone è arrivato in ritardo, in base a quello andavano redatti manuali tecnici, fondamentali strumenti di lavoro che dovevano essere approvati da ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, e autorizzati. La parte burocratica era a cura della SAT e le autorizzazioni sono arrivate sulla fine agosto. Nel frattempo sono stati formati i piloti che entreranno a far parte del progetto. Questo è solo rinviato e verrà emanata un'ordinanza della Capitaneria di Porto proprio perché il programma di salvamento possa prendere corpo. Per quanto riguarda invece i droni taxi, questo ambizioso piano sta proseguendo e si stanno mantenendo i contatti con Save. A livello nazionale alcuni aeroporti, tra cui quello di Venezia, si stanno riorganizzando. Quindi, conclude il sindaco, i progetti, burocrazia permettendo, arriveranno.